Ed eccoci qua, immancabili ormai, Buongiorno. immancabili ormai la domenica sera, sembriamo quasi una squadra di caccia ormai, tutte le domeniche riuniti e pronti alla battaglia, sotto queste grandi trombe che suonano, che squillano, bellissimo. Oggi daremo anche un senso profondo a queste trombe, racconteremo il perché e il per come di questa bellissima musica, raccoglieremo, come avete visto, anche un po' dalla locandina, tutte le nozioni storiche, i racconti, i ricordi, le esperienze di Giancarlo Raimondi e Lionel Gallegarin, che saluto, grazie di essere qui con me, ragazzi, come sempre. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno Ciao, a tutti, ciao ciao. ormai siamo diventati un trittico bestiale, dovremmo aprire una società insieme, secondo me. Scherzo, naturalmente. Benvenuti a tutti quanti, mentre si stanno radunando un po' tutti che si stanno collegando, siete tornati dal mare, abbiamo posticipato di una trentina di minuti l'inizio della trasmissione proprio perché sappiamo insomma che ormai le domeniche sono giuste, questa bruttissima pandemia che comunque persiste ci sta piano piano insomma un po' lasciando andare un pochino, ci sta concedendo un pochettino più di libertà e magari ci fa anche piacere insomma andare al mare e prenderci qualche minuto di più in queste domeniche estive che finalmente viviamo come vere e proprie domeniche estive. Io ringrazio anche ovviamente come sempre Giancarlo Pianura, il Mare in Mano, che ci seguono sempre in queste avventure folli e astruse che gli proponiamo, insomma, il loro coraggio forse è anche superiore al nostro. Come avete visto, a differenza di quello che vi avevo detto la settimana passata, abbiamo cambiato leggermente il programma perché abbiamo rimandato la settimana prossima, a causa naturalmente motivi familiari, l'appuntamento sul Segugio Mare in Mano. Incontreremo, vi do conferma, come ho fatto la settimana prossima, in questo caso ormai confermatissima la presenza di Sestilio Tonini e Marcello Petrilli, che ci accompagneranno insomma a scoprire le origini, la storia, la profondità di questo bellissimo segugio italiano creato per la caccia al cinghiale. Ma oggi noi torniamo Segugio nuovamente mare in in un mano, altro specifichiamo bene, non è Segugio segugio mare mare in mano, in segugio mare mano. in mano. Esatto, Giancarlo. Oggi ritorniamo naturalmente in Francia, restiamo insieme ai nostri grandissimi amici e oggi facciamo una cosa molto particolare. Allora, cominciamo con cosa? Cominciamo con un ripasso della prima puntata. Facciamo un focus molto importante sulla morfologia della Réjouane perché Giancarlo giustamente nota che ci sono degli aspetti molto delicati e molto particolari di questa razza che vanno sicuramente ribaditi e quindi bisogna riprendere alcuni temi, rifissarli un'altra volta. Voi avete sempre il video iniziale da andare a rivedere, ma lo ridiciamo anche oggi e poi saltiamo invece su quello che è la meraviglia della Francia, che è lì dove tutto è cominciato, nella Chasse à Cour, dove il La grande fucile Vénérie. Vénérien, la Grande Vénérie, insomma, quindi la magia e lo spettacolo di queste immense mute lanciate in seguita su animali, sul cervo, sul cinghiale e sulla volpe, insomma, abbiamo questa cosa meravigliosa sul capriolo, naturalmente. Questa cosa meravigliosa da approfondire, ci abbiamo due testimonianze dirette di chi poi non solo la conosce storicamente, ma l'ha anche vissuta e l'ha anche praticata. Quindi potremo fare tutte le domande che vogliamo e sapere dove si può prendere una muta del genere e metterla nel nostro canile, possibilmente, che magari spesso funziona molto meglio delle poste che ci abbiamo a disposizione Ma delle nostre squadre. ci vuole uno capace di adoperarmi. Eh sì, non è facile, poi vedremo anche delle cose. Bene, allora cominciamo, che siamo già in tanti collegati. Allora, Giancarlo e Lionel, Allora, ripartiamo dalla morfologia della Réjouane e facciamo un focalizziamo alcuni punti. ripasso più dettagliato, visto che Lionel nella prima trasmissione non c'era, un bel ripasso soprattutto sulla morfologia della Réjouane. Diciamo evidenziando più i difetti che i pregi, perché quando si conoscono i difetti si riesce ad allevare meglio e a produrre più pregi. Partiamo con la Réjouane, con la morfologia, Lionel. Bonjour. Morfologia della Réjouane. Oui, merci, merci Giancarlo. Bonjour à tous, bonjour à toutes. En effet, on va essayer de passer le standard, la morphologie du standard, de façon à faire un peu point sur toutes les phases du standard. Et on pourrait commencer déjà par l'origine de ce chien. Donc, on peut dire que c'est une origine issue d'un chien, un chien briquet de pays avec un chien d'ordre, notamment peut-être un bleu, un gascon, Sta et un chien iniziando a de pays. dire che proviene da una serie di incroci con il blu, con il chien d'ordre e col briquet dell'Ariège. On peut dire qu'il a conservé physiquement les caractères typiques du chien d'ordre, avec cependant un peu moins de cachet, moins de taille et plus de légèreté.
ha conservato le caratteristiche del chien d'ordre con meno taglia. C'est un chien léger de taille moyenne, élégant et très distingué. Un cane leggero di taglia media, non piccola, media. On peut dire que de par ses origines, il est à la fois un chien appliqué, surtout un très bon lanceur, qui fait preuve de beaucoup d'initiative et d'entreprise. È un cane ben applicato al lavoro con un'ottima iniziativa. C'est un chien bien gorgé, vite dans sa menée. Il est gai, sociable. Ha ottima voce sia in pastura sia in inseguimento. Voilà. Il est gai, sociable, facile à mettre aux ordres. Facile da mettere agli ordini, facile da addestrare, facile da mettere in muta. Maintenant, si on s'approche, on va commencer par gérer la tête. Dans la tête, on a notamment la région crânienne, le crâne. Si on peut regarder vue de face, il est légèrement bombé, mais pas trop large. Visto di fronte, la testa ha un cranio leggermente bombato. La protuberanza occipitale è peu marquée. E la protuberanza occipitale è appena marcata. Voilà. E vu de dessus, l'arrière du crâne. Sopra, dall'alto. Voilà. L'arrière du crâne est de forme ogivale, peu prononcée aussi. Il cranio ha un ogivale appena pronunciato. Le front. Un pochino allungata. Voilà, le front est plein et les arcades sourcilières sont peu marquées. La fronte è piena e le protuberanze sopra gli occhi appena accennate. Voilà. On peut considérer que le stop est pareil, est peu accentué. Lo stop un po' accentuato. Voilà. Et sur la région faciale, on pourrait parler de la truffe notamment, elle est noire. Importante allora, qu'elle soit la regione facciale, il tartufo è nero, sempre nero. Elle est développée et les narines bien ouvertes. Ben sviluppato con narici ben aperte. Une particularité notamment sur les lèvres. Les lèvres doivent être tendues et plutôt minces. Le labbra coprono giustamente la parte la labbra inferiore. Voilà. La lèvre supérieure doit juste recouvrir la mâchoire inférieure. Sì, sì. Mais surtout, oui, Giancarlo. Le labbra danno una quadratura, visto davanti, la quadratura del muso, e il labbro superiore copre quello inferiore giustamente. Surtout non pas esageratamente. Voilà. Ne surtout pas donner un profil et un museau pointu, surtout pas. Non deve dare un profilo o un muso a punta. Pas pointu, pas effilé, autrement dit, pas un museau de renard. Cioè, non un muso da volpe, tanto per fare un esempio. Voilà, le chanfrein, lui, on va dire qu'il est droit ou légèrement busqué, il est au moins égal à la valeur du crâne. Allora, la cara nasale è piatta, leggermente montonina nella parte finale, verso il tartufo. Voilà. Les joues sont sèches. Gli occhi sono asciutti. Si on veut parler des yeux, ils sont bien ouverts, bruns, donc assez noirs. Ben aperti. La paupière n'a pas de laxité. Non si deve vedere la congiuntiva. Voilà, pas de congiuntive et le regard doit être éveillé. Lo sguardo sveglio. Surtout ne pas avoir un œil globuleux trop rond, il ne faut pas. Deve essere un globulo rotondo. L'oreille est fine, elle est souple et papillotée. Accartocciata. Surtout, elle est dans notre origine de chien humidi, elle est attachée en dessous de la ligne de l'œil. Sotto la linea dell'occhio. Par contre, l'oreille de l'ariégeois, en étant souple et papillotée, elle doit pouvoir atteindre la naissance de la truffe sans spécialement en dépasser. Deve arrivare alla punta del tartufo senza oltrepassarlo. Le cou en lui-même est léger, plutôt mince et légèrement arqué. Il corpo è il collo. Il collo è asciutto e leggermente arcuato. Leggero e arcuato. Voilà. Le corps maintenant, si on passe sur le corps, le dos est bien musclé, il est soutenu. Il dorso è ben muscoloso avec un rein bien soudé et souvent légèrement ben sostenuto. Et le rein, il est légèrement voussé, souvent. Légèrement disceso nella parte finale. Voilà.
avec une bonne croupe assez horizontale. La groppa assai orizzontale. On note une poitrine assez profonde, de moyenne largeur. Elle doit descendre au moins au niveau du coude. Il petto è ben disceso fino al gomito, non eccessivamente arrotondato. Voilà. Les côtes sont longues et moyennement et modérément arrondies. La costa. Le coste sono rotonde e mediamente arrotondate. Mediamente arrotondate. Voilà. Non allargate come il petit bleu. Meno del petit bleu. Bueno. Voilà. Le flanc, il est plat et légèrement relevé. Il fianco leggermente rilevato. Si on regarde le fouet, il est bien attaché, il est fin à son extrémité, il doit au moins atteindre le jarret. Allora, la coda è ben attaccata in alto, deve arrivare al garretto e ben portata. Il est surtout è fine nella parte primaria. È fine, il est surtout porté en lame de sabre gaiement. Oui. Porté alla nobilmente, alla francese. Voilà. Si on parle des membres, les membres antérieurs, i piedi antérieurs, c'est une main assez solide, l'avant-main. Un avant-braccio molto solido. Voilà. L'épaule est moyennement oblique et musclée, mais sans lourdeur. Et le spalle mediamente oblique et est bien chiuse al corpo. Les coudes, on peut parler des coudes qui doivent être au corps, bien sûr, serrés au corps. Les coudes. Ah, gomito. Voilà. Et après, on peut parler aussi du pied. Le pied est un ovale, dit pied de lièvre, un ovale allongé. Avec pied de lèpre. Condita bien chiuse. Avec des doigts secs et serrés et surtout. Les coussinets et les ongles doivent être noirs, si possible. Con i coussinetti il più possibile neri. L'arrière-main, elle aussi est bien proportionnée, avec une cuisse longue et musclée, mais sans allora, excès. Le gambe posteriori hanno una coscia giustamente muscolosa e ben dritta. C'est pareil, les jarrets doivent être bien dans l'axe du corps, bien descendus. I garretti ben discesi in linea con il corpo. Si on regarde dans les allures, non deve chiudere e nemmeno aprire. Voilà, les allures doivent être souples et faciles, élégantes. Il movimento è essere elegante, facile, leggero. La peau en elle-même, elle est fine, elle est souple, elle n'est pas collée au corps. La pelle è fine e attaccata al corpo. Surtout, on ne doit pas avoir la présence de fanons, de plis ou de rides. Non ci deve pas beaucoup de fanons. Pas de fanons du tout d'ailleurs. Hein. Pas de fanons, pas de plis, pas de rides. Giugaia assente. Les muqueuses doivent être noires. Les mucose sempre nere. Si on parle du poil, c'est un poil court. Il contorno degli occhi soprattutto sempre nero. Voilà. Le poil en lui-même, le poil est fin, il est court et serré. Il pelo è corto, chiuso e ben chiuso. La couleur est très importante, elle est blanche à taches noires, franc avec des colore bianco a tacche nere. Voilà. Elle est parfois mouchetée mais sans excès, vraiment sans excès. Può essere anche moschettato, ma con meno lo è, meglio è. Voilà. E surtout la présence de feu pâle aux joues et quattroyant bien les yeux. Le focature, quattro occhi sopra gli occhi e all'inizio del muso. Oui. Fuoco pallido, focatura pallida. Tout à fait. Au niveau des tailles, comme les petits bleus, on est à 52-58 pour les mâles. Taille comme les petits bleus. Voilà. 52, 56, 50, 52, 58 maximum dans les masques. Ce qu'il faut éviter en défaut,
d'avoir un crâne trop plat ou un ogive trop prononcé. Evitare il crâne troppo piatto e un'ogiva troppo pronunciata. Voilà, une oreille trop épaisse. Anche il muso corto e ho anche le orecchie piatte. Voilà, evitare... c'est pareil au niveau du profil, pas trop carré non plus. Le chanfrein. Sì, non troppo caricato anche nella testa, perché sennò diventa un Gascon Saint-Angeois. Voilà. E soprattutto evitare troppo fanon, troppo pli. Evitare troppa giogaia, evitare la giogaia. Voilà. Après, e c'est... l'oreille blanca e les yeux blancs. Oui, il faut éviter. La faccia blanca. Il ne faut pas les yeux blancs, il faut pas d'œil blanc, il faut un œil brun, ça c'est important. Et les noirs sous les yeux? Oui, il faut éviter. Les yeux blancs, il n'est pas confirmable. Non, pas d'œil blanc, c'est sûr. Les oreilles, le plus noir possible, il faut essayer d'avoir une répartition correcte dans le noir de la tête. Les oreilles les plus nero possible. E il nero sopra gli occhi che si divide nella fronte, venga diviso nella fronte. Voilà, avec la marque. Che la fronte abbia una striscia bianca in mezzo agli occhi, è molto importante. Voilà, surtout voilà, ma démarquer bien la tête. Il faut faire attention au noir de l'Ariégeois comme au noir des Bleus. Ce n'est surtout pas le noir d'un anglo-français. Ce n'est pas le noir. Attenzione al nero, che non sia il nero dell'anglo-francese. Voilà. Deve essere un nero pallido, un nero che tira al blu. C'est le noir du bleu. Voilà. C'est pas le noir del blu. È il nero del blu. Voilà. Il nero troppo vincente. Fai vedere quegli Ariégeois, Vincenzo. Fai vedere quei cani che avevamo visto prima. Allora. Questo va bene. Guardiamo quelli con i difetti. Quelli con i difetti ti faccio vedere. Questo con la spalla dritta. Questo, poi la spalla troppo dritta. Le abbiamo la spalla troppo dritta. Qui e abbiamo... il levrettato. E le feu... no, torno indietro, quell'altro cane. E le feu trop vif, attenzione, feu trop vif. E la focatura troppo viva. Sì, sì, c'è anche l'orecchio un po' troppo aperto. Un po' troppo... l'orecchio troppo attaccato alto. E la poitrine, c'è pareil, la poitrine. Questo è... troppo rouge, troppo quel rouge sulle orecchie, troppo peli rossi sulle orecchie. Esatto, troppo rosso sulle orecchie. Poi faccio vedere questo che ha al contorno degli occhi, al contorno degli occhi, forte depigmentazione, si vede molto. Sì, fa confermabile. Ti faccio vedere questo, che questo è un bernese. Questo è il nero, le noir que je trouve en quelques Ariégeois. E in più l'oreille un po' ronde, sì, alla parte finale. Allora, un lucernese che crea dei difetti nell'Ariégeois. Perché il nero qui è troppo acceso, troppo vivace, l'orecchio è lungo e rotondo. È troppo abbondante, anche la focatura è troppo carica. Esatto. Sur cette photo là, ce n'est pas un Ariégeois. No, ce n'est pas un Ariégeois. Un Bernois, un bernese. Oui. Questo è un altro cane che somiglia, ma non è l'anglo francese, anche noir, il don Lenoir a quelque Ariégeois. Oui. Sì. Attenzione che non ci sia eccessiva dose di nero sul cane, naturalmente. Troppo questo nero, è troppo nero, naturalmente. Se le noir qu'il faut pas e l'épaule qu'il ne faut pas, l'épaule trop droite, attenzione. Sì. Questa è una bellissima cagna, qui si vede per dire la pelle sotto con le macchie scure, ma che non emergono sul pelo, quindi rimane comunque una cagna. Le tacche sulla pelle di nero. Sì. L'Ariégeois questo. Voilà une très belle carrure de babine. Très belle carrure de babine. Una jolie chienne. Sì. C'è una testa, questa è meravigliosa. Anche questa. Questa è meravigliosa, eccezionale. L'œil est brun. L'œil est brun. Un'espressione fantastica. Sì, questa parla proprio, è una cosa impressionante, veramente impressionante. Ecco, qui si vede bene per dire quella cosa che avete detto del muso che deve dare non l'idea di essere a punta, ma l'idea di essere leggermente quadrato. Che danno la quadratura del muso. Esatto, e il tartufo molto ben aperto, con le narici molto ben aperte. Questa è proprio l'idea. E bien ouvert.
Sì, qui si vede bene anche l'attaccatura dell'orecchio sotto la linea dell'occhio, si vedono le focature che sono focature pallide. Non è lunga l'orecchio. Eh sì, qui si vedono tanti dettagli, questa è una foto molto bella che ci dà l'idea veramente di tanti tanti dettagli. Vedi il nero che è diviso da una linea bianca sopra gli occhi, sulla fronte. Sì, sì, più o meno larga, ma comunque c'è. Sì. Le, se on peut dire, le principali, voilà, un joli chien, voilà, joli chien. Sì, bellissima, anche lei, bellissima. Le dessus, la poitrine, la tête, l'expression. Sì, l'expression. Lionel, tu la chien, tu l'hai vu la chien, eh? Oui, oui. Tu l'hai vu la chien, C'est un beau chien. Tu l'hai déjà vu la chien, Oui, oui. Le plus compliqué dans l'ariégeois, c'est d'arriver à comprendre l'expression ariégeoise. Quand on a bien compris l'expression. C'est important, bisogna comprendre e capire l'espressione del cane. Et parce que il y a diverses pollutions dans l'ariégeois. On a quatre pollutions principales, notamment peut-être une pollution envers le petit bleu. On a une autre pollution qui peut arriver de l'anglo-français de petite vénérie. Oui, oui, oui. On a une troisième pollution qui arrive souvent des briquets de pays. Et la quatrième pollution peut arriver aussi de du gascon saint-ongeois. Ça peut arriver aussi. Oui, pour la même chose, j'ai appelé à Roger Bachalat qui m'a dit que l'ariégeois est le chien plus difficile à juger des chiens de midi. Exactement. Cane plus difficile à juger, sì, esatto. Des cani del mezzogiorno, sì, sì. C'est pour ça que je disais, et Roger Bachalat a toujours eu raison en disant ça, il faut arriver à déceler ce que c'est qu'un ariégeois, et quand on a une expression d'ariégeois dans la tête, la typicité dans sa tête notamment, on arrive à déceler le chien. C'est pas facile parce que c'est un demi-sang l'ariégeois. C'est le chien le plus difficile parce qu'en effet, ce côté demi-sang-là provient de plusieurs pollutions d'un peu partout. Oui, il n'est pas trop vieux et il y a eu beaucoup de souches qu'il a composées. Hein. Oui, oui, tout à fait. Dans la composition, et en effet, ce qui fait passionnant en ariégeois, c'est que en ayant toutes ces souches comme ça, ça a créé le chien avec l'initiative qu'il a, ce chien intelligent. Oui. Et en plus, noi dobbiamo fare molta attenzione perché in Francia soprattutto ci sono parecchi equipaggi che cacciano a forzare la lepre e anche il capriolo e qualcuno la volpe. E allora per dare maggiore velocità, meno voci in pastura perché non gli interessa e più velocità, hanno risanguato con l'anglo-francese Black and Noir. In quella maniera lì, se noi attingiamo da quei cani lì, noi i nostri ariesuali li possiamo buttare via tutti, certo, perché non saranno più ariesuali. Ecco, questo è un avviso importante. Che beaucoup d'équipage, il y a beaucoup de souches des Anglos qui fait la chasse à courre. Oui, on trouve beaucoup maintenant en France, notamment dans le sud-ouest et dans toute cette région, beaucoup d'équipages ariégeois qui ont mis à court. Donc il faut faire attention parce que ci sono parecchi equipaggi che cacciano a forzare. Anche il capriolo, anche la volpe, anche la lepre. E hanno effetto di sangue lì per fare solo velocità. Et en effet, ces équipages-là, pour gagner de la vitesse, ont mis sûrement un petit peu d'anglo, de petit anglo dedans. Hanno guadagnato in velocità e perso nella razza. Mais par contre, il faut attention parce que l'ariégeois, on dit, il peut rapprocher, mais il doit rapprocher. C'est important. C'est un chien du midi. L'ariégeois è un accostatore. Deve essere un cane di passata. Un cane che lavora sulla pista dell'animale della notte. Sull'incontro, sulla pastura e nell'accostamento. E sa capacità a chasser dans un mouchoir de poche. Sì, la sua capacità di accostare gli animali. E on peut considérer que l'ariégeois, sa grande qualité, c'est de travailler beaucoup avec sa tête. C'est-à-dire qu'il est capable de travailler avec son nez, mais aussi avec son intelligence. Sì, lavora molto con la sua testa, anche molto che con il fatto anche di intelligenza. Après, on parle souvent du style inhérent de la race. Il y a plusieurs qualités qu'on peut citer dans l'ariégeois, notamment l'initiative, la sûreté. C'est un cane qui a un'ottima iniziativa, però la sua iniziativa era portata allo stile di lavoro della sua razza, calcolata anche che è un cane che ha anche del metodo, non è solo un cane di iniziativa, è a metà strada tra il metodo e l'iniziativa.
Il est souvent aussi, il est droit dans la voie et il est juste. C'est un chien très juste. È un cane molto preciso nel lavoro. Voilà, très précis. Si adatta anche a degli addestramenti molto molto precisi. Et souvent, c'est la finesse de son nez, la puissance de son nez qui font la différence. La finesse del suo naso fa quasi sempre la differenza. Voilà. Souvent, c'est une voix sonore. La voix aussi est importante chez l'ariégeois. Elle est sonore, elle est assez abondante et elle a des tonalités différentes. Donc, ce qui permet dans une meute de voir plusieurs sons. È un urlatore, ma con voce melodica molto caratteristica. Il ne faut pas oublier que c'est un hurleur. Hein. La voix, elle est timbrée, mais en hurleur. Est un hurleur. Voilà. On voit beaucoup de chiens, des voix très flûtées. Il faut essayer qu'on soit un peu sonore quand même. Hein. C'est important. Il doit être très sonore, la voix. Ouais. Et aussi, quand même, quelque chose de très important chez l'ariégeois et son côté meute et son côté pack, c'est sa souplesse de caractère. C'est un caractère très facile d'addestrare, très facile da mettere in muta, cani che si credono facilmente anche tra di loro. Ouais, c'est un chien qui allie un excellent compromis et qui a à peu près toutes les qualités pour travailler notamment dans la voie du lièvre. Ha tutte le qualità per essere anche un cane completo nel lavoro. Voilà. Bene. Un petit peu. Bon. Vogliamo aggiungere qualcosa oppure vogliamo passare al piatto forte della... C'è qualcuno della che ha fatto qualche domanda? No, perché penso che tantissimi amici che sono qui non si aspettavano sicuramente di sentir parlare della Regione, ma ci ha fatto bene a tutti fare questo bel ripasso. Credo che siano tutti qui appostati con le orecchie dritte per aspettare di sentire un po' la storia di questa grandissima, penso di essere più eccitato io che le persone si sono collegate. Voglio sentire veramente la storia, che cosa significa Grand Vénéry, dove nasce Giancarlo, come si sviluppa e che cosa ci portiamo ancora oggi indietro. Allora, parlando di Grand Vénéry, probabilmente è iniziata prima, però è stato nel 1526 che Francesco I ha dato le prime direttive, ha messo delle regole per fare la caccia a correre, diciamo, chasse à courre, e ha, oltre diciamo ai regnanti e a tutto il loro staff, ha dato la possibilità a tutta la nobiltà, purtroppo allora era quella francese, di poter fare la chasse à courre, creando delle regole che alcune di quelle sono ancora presenti adesso. E lui è stato, diciamo, l'artefice del Rinascimento francese, perché è stato quello che ha portato in Francia Leonardo da Vinci. E con lui ed altri artisti italiani ha abbellito Amboise, Fontainebleau, Chambord, ha allargato i castelli, ha, diciamo, dato più... Questa è la fontana che è a Fontainebleau, all'interno del castello di Fontainebleau. Perché i francesi, oltre che a fare la caccia, hanno anche nobilitato la loro caccia facendo importanti monumenti nei loro castelli, nelle loro ville, e, diciamo, dimostrando alla posterità la loro passione, la loro voglia di cacciare e con i loro cani e quali animali cacciavano. Certamente il cervo è stato ed è il re della caccia forzare, il re della chasse à courre in generale, e a parte i re, che ci sono stati dei re importanti, tutti i re sono andati a caccia, ci sono stati di quelli più importanti, questo è Amboise, questo è il cervo che c'è nel cortile di Amboise, per esempio, e ci sono stati quasi tutti i re, sono andati a caccia, diciamo tutti, in particolare Enrico IV, Luigi XV, ma anche Napoleone Bonaparte e Napoleone III sono stati cacciatori, dunque tutta la nobiltà, i regnanti, ma dopo la rivoluzione francese, diciamo, la possibilità anche ad altri è stata allargata per poter fare le cacce come stanno facendo adesso. Bello, ci sono delle statue veramente, veramente belle, ma
veramente emozionanti, dove c'è caccia, il cane, c'è Cervi, Caprioli, ci sono i cani, hanno messo... È impressionante. Anche questo è ad Amboise. Sì, veramente impressionante. Il cervo, con i cani che abbaiano fermo al cervo. Hanno immortalato i loro, ma non solo monumenti, hanno fatto anche la storia, diciamo, del cane, spiegando, inventando anche la cinegetica, spiegando anche le qualità dei loro cani e il perché di certi incroci, di certe razze, di certi sistemi di caccia. Ecco, come si è evoluta in questo senso, Giancarlo? Allora, possiamo dire che i più grandi equipaggi sono stati, oltre a quelli dei re, della nobiltà più importante. Certamente i re si sono permessi dei canili con 500 cani, con 1000 cavalli, con centinaia di persone a seguito per fare le grandi cacce. Anche tanti nobili importanti hanno fatto la storia di questa caccia, di questo sistema di caccia. E con più erano potenti o con più erano bravi a caccia, più dimostravano agli spettatori, agli invitati, di essere potenti. Questa, per esempio, è una foto sotto la neve. Si caccia sotto la neve, sotto la pioggia. Non esiste bel tempo, brutto tempo per evitare certe cacce. Si caccia sempre. Quando cacciano, cacciano. Questo è un grande equipaggio di Poitevin, di René Clébot, francese, una grandissima muta, forse la muta senza forse più numerosa che c'è in Francia. Quanti cani sono? 400 cani. Io sono quello col cappellino rosso qui. Ecco, ti vediamo qui sulla sinistra. I miei cani. Clébot c'ha 400 cani. Questo è un altro bel equipaggio. Ci racconti come si svolge proprio, Giancarlo, la chassa, come si prepara la caccia, allora, come ci si mette in campo, come si scioglie? Vi expliqué la technique de chasse de la chasse à courre, Lionel. Praticamente, facciamo un esempio di cacciare il cervo. Cacciare il cervo, come può essere il cinghiale, il capriolo, il candidato. Comunque, un animale grosso, comunque. Alla mattina, 7-8 persone con un cane a testa, detto liniere, vanno a tracciare. Uno in una zona, cioè nella zona prescelta dal giorno precedente o da alcuni giorni precedenti, 6 o 7, 5 o 6, dipende dalle persone, vanno in zone diverse di quella zona e vanno a tracciare. Vanno a vedere le impronte, vanno a vedere il mattino preso se vedono l'animale, tutto quello che concerne, come noi quando andiamo a tracciare il cinghiale, no? Andiamo a vedere. Dobbiamo pensare che al cervo si caccia solo il maschio. Nei caprioli si caccia maschio e femmina e tutti gli altri animali, compreso il cinghiale, si caccia maschio e femmina. Nel cervo sono i maschi. Allora vanno a cercare queste impronte, queste passate, queste cose. Dopodiché, circa le 10 del mattino, 10 e mezza, si riuniscono in una radura, arriva l'equipaggio con i cani, i cavalli, eccetera. Arrivano questi, diciamo, conduttori di cani di miere che hanno tutte le notizie dei passaggi dell'animale che dovrebbero cacciare quel giorno lì. Vanno, si mettono lì con tutti gli spettatori, gli invitati e quello che è, e ognuno dice quello che ha visto o quello che lui gli sembra meglio invece di una cosa, invece di un'altra. Il maître ascolta tutti, dopodiché lui decide quale animale cacciare, quale gli sembra meglio in base anche che tipo di animale è, se è un maschio grosso, adulto, vecchio, giovane, insomma, dipende da cosa vogliono cacciare. E loro decide su quale cacciare. Portano la muta sul posto della passata ultima e lanciano i cani su quell'animale lì. I cani cacciano solo quell'animale lì. Nei cervi cacciano solo i maschi e cacciano solo il cervo. Quando cacciano il cinghiale, cacciano solo il cinghiale.
Quando cacciano il capriolo o la volpe o la lepre, cacciano solo quell'animale lì. Non devono cambiare animale, non devono cacciare un altro animale diverso da quello che loro sono abituati o che sono, dovrebbero cacciare. Allora, ogni equipaggio ha avuto le autorizzazioni necessarie per poter cacciare come equipaggio, perché ha dimostrato che i cani cacciano solo quell'animale lì, sono ubbidienti, hanno la zona per cacciare, hanno Quindi le condizioni. c'è una specie di patentino, di prova, di lavoro. Esatto, c'è un patentino, c'è un'autorizzazione. E sono vietati i radiocollari, i telefoni, le radiotrasmittenti. Tutto quello che è di elettronica è vietato nella caccia, nella stessa cosa. Pena il ritiro dell'autorizzazione di cacciare. Ah, quindi non è una scelta per tradizione di caccia, è proprio un regolamento No, nazionale. regolamento perché segue la tradizione di caccia. Va Perché bellissimo, bello. l'animale selvatico non ha affinato negli anni tecnologie particolari, gli Certo. sono rimaste le stesse difese che aveva 100 anni fa, Certo. e gli animali devono essere cacciati come erano cacciati 300 anni fa. Per esempio, con i cavalli, anche se hanno i cavalli a seguito di queste cacciate, non devono e non possono ostacolare l'animale in fuga. Possono aiutare i cani, ma non ostacolare l'animale in fuga. L'animale in fuga deve essere lasciato libero di andare dove vuole. Ma che ruoli ci sono dentro l'equipaggio a cavallo? Sono i ruoli, c'è il maître che comanda tutto lui, poi ci sono dei Il picker, maître è il padrone della è muta. il comandante dell'equipaggio, che Comandante può del essere guidatore. proprietario o anche no, Oppure o anche no. E il maître è il comandante dell'equipaggio, quello che prende tutte le decisioni. Dopodiché, sotto di lui ci sono dei picker, uno, due, tre, cinque. E poi ci sono di quelli addetti ai cani. Comunque le decisioni le prende sempre il maître, può delegare qualcuno in qualche situazione, ma comunque le decisioni finali le prende sempre lui. quindi, una volta lanciati, poi ci sono queste comunicazioni che tu mi dicevi, la tromba, che ha tutto un suo profilo, tutta una sua magia, bellissima, aristocratica, meravigliosa, Allora, di fatto è uno strumento di comunicazione. negli anni sono state usate tre tipi di tromba. Una tromba nel 1600 che si chiamava la Dampierre, una tromba nel 1700 che si chiamava la Dupin, e dopo di quella, circa verso il 1800, la fine 1700, inizio 1800, c'è stata l'Orléans, che è la tromba attuale. La differenza tra una e l'altra sono un po' delle fattezze diverse che avevano una e l'altra. Noi vi spieghiamo adesso com'erano. Comunque la Orléans attualmente è quella usata da tutti gli equipaggi, è quella che ha un suono migliore, è accordata in re, è una tromba che si sente molto da lontano, molto espressiva, è la stessa tromba poi che usano anche alle feste degli equipaggi in generale. Chiediamo un po' a Lionel. Un po' sulla chasse à cour, sull'equipage. Alors, ce qui est important, en effet, sur la chasse à cour, c'est que la chasse à cour a été créée, c'est le chien. Avant tout, la chasse à cour, c'est l'art de chasser avec le chien. C'est très important, ça. Allora, la chasse à cour è stata ideata per cacciare solo con il cane. Voilà. Et on appelle ça la chasse à cour à cor et à cri, c'est-à-dire qu'avec des trompes notamment, et surtout à cri par rapport au mouton, au maître d'équipage, au piqueux, pour suivre la chasse à cour. Ça, c'est important. Après, on appelle ça en France la vénerie. La vénerie, ça représente énormément de choses en France. Notamment, il n'y a guère plus qu'en France, d'ailleurs, que ça représente ça. Mais en gros, c'est à peu près 30 000 chiens. Allora, nella Venerie, vengono utilizzati 30.000 cani in generale. 30.000 cani,
10.000 cavalli e 100.000 persone. Oui, oui. Et il y a à peu près en France 400 équipages. Ci sono 400 equipaggi in Francia. Voilà. Che cacciano chasse-à-cour. La chasse-à-cour vuol dire cacciare senza fucile, eh? Non esiste un fucile. Vietatissimo il fucile. Répète-moi, j'ai pas compris, Giancarlo. Allora, j'ai dit che la chasse-à-cour, il est avec le chien et pas de fusil. Exactement, exactement. Et on peut parler justement chasse-à-cour, qu'est-ce que c'est? Il y a quatre grands principes en chasse-à-cour. Quatre choses qui sont importantes. Voilà. En fait, on a ce qu'on appelle la société de vénerie et surtout, elle est représentée par le club du chien d'ordre. Alors, c'est une société de vénerie représentée par le club du chien d'ordre. Voilà. Chien d'ordre veut dire cani di ordine. Voilà. Les chiens d'ordre qui représentent les ordres de grande race et ensuite, on a aussi dans le même club de l'anglo-français de petite vénerie. E in quella nei chien d'or c'è anche l'angolo francese per tutti i venerdì, che è l'unico cane. Ecco, una domanda. Italia media all'interno di questi cani. Voilà, una domanda sì. Che magari viene in mente a tanti: che differenza c'è tra la Grand Vénerie e la Petit Vénerie? Allora, la Grand Vénerie è quella che caccia i grandi animali, la Petit Vénerie è quella che caccia i piccoli animali. Quella di grandi cani, grandi animali, cani più piccoli per animali più piccoli. Notamment la grande vénérie se pratique essentiellement qu'à cheval et la petite vénérie se pratique beaucoup à pied. La grande vénérie si cacce praticamente a cavallo, la piccola vénérie si cacce praticamente a piedi. Ce qui est important peut-être c'est de revenir sur les quatre grands principes des chiens. I quattro principi fondamentali. Pour les chiens notamment d'équipage, c'est ce qu'on appelle le sens de la collectivité. En gros, ça veut dire que au chenil, l'équipage et les chiens doivent être ne doit pas être agressif entre eux et doit pouvoir vivre en groupe. Allora, per prima cosa, i cani nella Grand Vénerie sono molto socievoli e devono vivere in gruppo, in box con molti cani insieme. Et avant tout, le chien d'équipage ne doit pas être un chien individualiste. Il doit chasser pour l'ensemble de la meute. Allora, non deve essere assolutamente un cane individualista. Non avere la volontà di cacciare da solo, ma deve essere un cane che si assoggetta alla sua muta. Sa qualità première, c'est de chasser en paquet. C'est-à-dire que l'ensemble des qualités de chaque chien se réunissent au sein d'un même pack. E la qualità è nell'insieme dei cani di quello che fanno insieme. Le deuxième grand principe des chiens d'équipage. Il doit être soumis à l'homme. C'est-à-dire qu'un chien peut être chasseur, il doit aimer la chasse, mais avant tout, il doit être gérable au sein d'une meute. Pas bien compris, Lionel. Le deuxième grand principe, c'est le chien doit être soumis à l'homme. C'est-à-dire qu'à la fois, il peut être chasseur, mais... Il secondo principio importante è che il cane deve essere sottomesso all'uomo, al suo canettiere. Voilà, c'est un chien qui doit connaître la discipline, l'ordre et la discipline et l'ordre dans la muta. Et la rigueur, parce que il n'aura pas de rigueur. Non deve avere iniziative particolari. Ci vuole disciplina e rigore all'interno della muta. Parce que un chien n'aura aucune valeur s'il est individuel et qu'il chasse tout seul. Non ha alcun valore se un cane è individuale. Viene scattato tutto quello, Un très grand principe, le troisième grand principe, c'est ce qu'on appelle être de change. Di evitare il cambio di animale. Devono cacciare sempre lo stesso animale. En gros, il y a beaucoup d'animaux où les équipages chassent. Ci sono tanti animali dove cacciano. E un équipage. E se i cani sono portati a cacciare l'animale che si ritrovano davanti non va bene. L'animale non lo forzeranno mai. Si l'équipage va avoir des chances de pouvoir prendre l'animale, il doit poursuivre un seul et même animal. C'est très important. Prendere l'animale devono cacciare sempre quello. Parce qu'autrement les chiens vont courir toute la journée sans jamais prendre l'animale. No, i cani vanno in giro tutto il giorno, cacciano tutti gli animali che ci sono senza concludere niente.
Et quand on parle de change, on parle aussi de chien vaincu et de chien convaincu. De chien vaincu et de chien convaincu. Un chien vaincu, c'est un chien qui est de change parce qu'on l'a forcé à être de change. Un chien convaincu, c'est un chien qui va être de change naturellement par son intelligence. Allora, ci sono dei cani che hanno già una predisposizione nella selezione di rifiutare il cambio. E ci sono dei cani invece che rifiutano il cambio perché sono stati dressati bene. E le quatrième grand principe, c'est un chien. Il quarto principio importante. Le chien doit être criant, c'est-à-dire qu'il doit donner de la voix. Deve donare, deve avere la voce, deve abbaiare. La musique des chiens, c'est le plus grand principe et l'attrait pour les grandes la musica del, la musica dei cani è il più grande principio della veneria, ma pas sur le pied. En effet, souvent un cane veneria ha tanta voce, ma non sulla passata, in inseguimento, perché un cane da inseguimento. En fait, ce qu'on retrouve, c'est que si le chien, les meilleurs chiens qui ne sont pas criants ne servent à rien, ils vont chasser tout seuls. Et hanno voce in seguito, non servono a niente. Ça fait partie des quatre grands principes. Et en effet, on peut parler de chiens, une fois qu'on applique ces grands principes, si tout va bien, notamment de chiens qui peuvent être encurés. C'est-à-dire que plus les chiens ont l'habitude de prendre, plus ils vont avoir l'intelligence et la facilité à prendre les animaux. Sì, con più i cani diciamo hanno la facoltà di prendere, più diventano forti in quella situazione, diciamo, l'abitudine di prendere, soprattutto io ho visto dei cani che cacciano in inseguimento, magari facciamo un esempio ai 30 all'ora, no? E nel momento che si accorgono che l'animale è in difficoltà, all'improvviso non aumentano la velocità, pressano ancora di più per concludere l'azione. On pourrait considérer que le chien d'ordre, en fait, il doit être persévérant, courageux, surtout sage, malgré tout, il doit être sage. Saggio, perseverante e coraggioso. Voilà. Le fait, en fait, c'est l'envie d'appartenir à cette meute, c'est non pas de travailler individuellement. Deve sapere che caccia nella sua muta ed evitare individualità. En fait, on pourrait avoir les meilleurs chiens du monde. Souvent, les veneurs disent le chien de tête qui va trop vite, eh bien, on l'élimine. Le chien d'arrière qui va trop lentement, on l'élimine. Ora, per fare delle mute importanti, ci vogliono dei cani con lo stesso passo. Il cane che rimane, che va troppo in avanti, troppo veloce, o il cane troppo lento, non servono agli equipaggi. Ci vuole un assieme di muta compatta, il più compatta possibile. Io ho visto delle volte le mute un po' sfilacciate dietro un animale, il maître fermava i primi cani davanti, aspettavano quelli in ritardo e poi li faceva ripartire i cani. Comunque la veneria, diciamo, ha avuto grandi poeti, grandi pittori, grandi scultori, ha avuto e ha una storia importante di alcune centinaia di anni, ha avuto dei pittori famosissimi, ha avuto dei grandi comandanti di equipaggio come D'Auville, Salnove, De Marolles, le Couteau, Foudras, che hanno scritto anche trattati fantastici spiegando dettagliatamente le loro cacce, i loro cani, i loro perché di certe selezioni, di certe azioni, come le facevano. Hanno fatto una storia, creato, diciamo, possiamo dire anche, come dicono loro, l'immortalità della grande veneria. Giancarlo, questi equipaggi cacciano anche insieme o ogni equipaggio caccia da solo? Sono gli equipaggi, soprattutto nelle feste, che cacciano assieme. Mettono i cani insieme, parliamo di equipaggi che cacciano lo stesso animale, eh. Certo, beh, è chiaro. Quindi certo. Ci sono i cani che cacciano il cinghiale con quelli che cacciano il cervo. Quindi è giusto. La lepre o viceversa.
È giusto immaginare poi quando i cani vengono un po' brandizzati, no? Vengono marchiati per essere riconosciuti durante il recupero, no? Sì, ogni equipaggio ha lo stemma, lo fanno con le forbici, con le forbicine, gli fanno i contorni con lo stemma dell'equipaggio. Ecco, quando si caccia il cinghiale, ovviamente il cinghiale resta, malgrado con queste mute così... così numerose, resta comunque un animale pericoloso, specie poi quando si affatica e viene messo un po' alle strette. E adesso non vorrei fare un parallelismo con i nostri cani, perché ovviamente sono due modi di cacciare completamente diversi. È una domanda che ho fatto anch'io a qualche maestro di equipaggio. Allora, la domanda, Lionel, le chien qui chassent le sanglier à cour, no? Allora, io ho fatto una domanda, io ho cacciato con alcuni equipaggi che cacciavano il cinghiale. E poi a un certo punto ho fatto anch'io questa domanda qui. E allora il maestro di equipaggio mi ha detto: i nostri cani si chiamano chien d'ordre, cani di ordine, perché hanno l'intelligenza di cacciare e anche quella di difendersi dall'animale, di cacciarlo, diciamo, con intelligenza, senza toccare l'animale. Io ho visto in più occasioni cacciare il cinghiale. Che poi c'è una cosa, noi oggi cacciamo con 60 cani in cinghiale. 60 cani sono 50 kg di media cane, sono 30 quintali di cani. Il cinghiale, bene che vada, è 100 kg. No? Mi ha fatto questo ragionamento qui. Però, nonostante la grande differenza di peso e di quantità, i cani toccano l'animale quando l'animale non è più in grado di difendersi. Quando il cane, il cinghiale, ma anche il cervo, è pericoloso anche il cervo, non è certo, pensare che certo, certo. È pericoloso, non è meno pericoloso della... Assolutamente, assolutamente. C'ha delle difese che... Ma infatti nelle immagini che vediamo non si vedono mai cani con giubbotti protettivi Non esistono i giubbotti protettivi. I cani, innanzitutto il metra... O chi per lui, i picchiere, eccetera, che sono vicini ai cani, non vogliono che i cani tocchino l'animale, ma se anche capita, lo toccano quando l'animale non è più in grado di difendersi. Certo. Oh, qui arriviamo naturalmente all'intelligenza, alla disciplina. Le chien, il touche l'animale, quando l'animale il è forcé, il n'est plus difese, il n'est plus... Compris, Lionel? No, il n'est plus de sentiment. Allora, le cerf, le sanglier, ils sont, ils peuvent tuer o blesser les chiens, mais les chiens ne touchent pas l'animal. Oui, oui, je vois. La qualité, on pourrait parler justement en parlant de qualité de chien, pour ça, c'est. De chiens qui peuvent être collés à la voie, notamment dans nos races à nous, alors que là, souvent, les chiens d'équipage sont des chiens qui sont moins collés à la voie, qui chassent au vent, qui chassent pour savourer la voie, mais pour prendre l'animal, pour le mettre aux abois. Et on revient par à ce que tu es en train de dire. Le but, c'est de mettre l'animal aux abois et de maintenir les abois de façon à ce que, voilà, le cerf, souvent, on va se faire prendre dans la distance. Mantenere la distanza se l'animale il è difficile, il è pericoloso. Sono cani che attaccano l'animale quando l'animale non è più in grado di difendersi. Comunque cercano nella maniera più possibile che i cani non tocchino l'animale, anche se alla fine l'animale è mangiato dai cani. Certo, è chiaro, è abbattuto dai cani. Certo. Lo mettono là per terra con la pelle sopra, quando hanno finito di fare l'onore all'animale, l'onore all'equipaggio, tutto quello che è, danno la possibilità, non la possibilità, l'animale lo mangia poi alla fine, lo mangia il cane. Ah, ecco. Oh, questa questione naturalmente della disciplina molto rigida, dell'ordine naturalmente che si danno ai cani. Adesso arrivo a due argomenti che cita Valentina, uno di ordine giustamente economico, perché veniva in mente anche a me. Gestire e mantenere queste grandissime mute ha un costo molto importante. Chi si può permettere oggi di gestire queste mute qua? Ci sono ancora dei nobili, Giancarlo, o ci sono delle aggregazioni, delle squadre? Ci sono dei nobili e ci sono anche di quelli che non sono nobili, che sono potenti magari più dei nobili.
il parla dell'argent pour la chasse. Allora, i più grandi equipaggi, quelli più potenti economicamente, cacciano il cervo. Quelli appena appena un po' di meno cacciano il cinghiale e il capriolo. Poi c'è la piccola Venerì che caccia la volpe, la lepre, il coniglio, eccetera, eccetera. Parliamo dei costi dei grandi equipaggi. I grandi equipaggi che cacciano il cervo sono 30, mi pare, in Francia, una trentina, 30-35. Diciamo un costo medio, si può calcolare, di un equipaggio che caccia il cervo di 500.000 euro all'anno. Ecco, questi fondi da dove arrivano? Tra i costi della muta, del mantenimento dei cani, un po' dei cavalli e un po' quando le caccia al cervo hanno dei dipendenti stipendiati. Minimo un paio di persone o tre ce li hanno stipendiati. E poi ci sono i diritti di caccia anche, che non è che ci vai a caccia gratis. Certo. I diritti di caccia, calcolando un equipaggio medio 500.000 euro. Calcolando il capriolo possiamo dire la metà, capriolo e cinghiale possiamo dire la metà, anche un po' di meno. E calcolando la caccia alla lepre e al, diciamo, quello che può costare una muta di cani per la caccia al cinghiale a noi. Certamente una muta non di 7-8 cani, ma di 40-35, perché certo. Calcola che caccia anche a forstare la lepre, o caccia a forstare la lepre usano 20-25 cani mediamente. Cacciare il capriolo una quarantina, anche il cinghiale, il cervo cacciano 60-80 cani. Poi c'è qualcuno di più, qualcuno un pelo di meno, insomma, comunque i costi sono quelli, ecco, grosso modo. Ma senti una cosa, Giancarlo, sempre ritornando al commento di Valentina, l'addestramento di questi cani avviene su territori specifici, sono di proprietà dei proprietari delle mute, piuttosto alcuni che sono di proprietà, alcuni sono di proprietà, altri sono in gestione, diciamo, o hanno la possibilità di farlo. E tornando anche alle spese, c'è chi il maître, per esempio, c'è degli equipaggi che hanno dei proprietari potenti, possiamo citarne qualcuno come Rothschild, per esempio, Alan Drac o Klebot, gente che ha delle possibilità. Beh, certo. Anche per tenerne anche due o tre di equipaggi, certo. Non solo uno, però quasi tutti gli equipaggi hanno dei finanziatori, i Bouton, c'hanno tutti quelli che partecipano a queste cacce, mettono qualcosa tutti. Chiaro, contribuiscono, certo. Contribuiscono anche all'addestramento cani, a iniziare i cuccioli, a tenere pulito il canile, insomma, è un lavoro d'equipe, è un lavoro molto. Ecco. Beh, questo è molto importante. Un'altra cosa. L'inserimento di un nuovo cane o di più nuovi cani nella muta, perché poi c'è l'avvicendamento, l'inserimento. Cioè, come si è creato dalle mute della Chasse à Cure? Allora, mediamente, entrano nella muta a 2 anni ed escono a 8. Qualcuno anche a 7. Le chien, chi arriva dalla muta della Chasse à Cure, Lionel, j'ai dit che l'entro dalla muta plus moins à 2 ans. Oui. Il sort médiamment à 8 ans. Ou même avant. On a tendance à dire qu'un chien de chasse à cour, les 3 premières années, il est jeune, il chasse 3 ans et après 3 ans, après, il est vieux. En effet, il ne rentre jamais avant 18 mois ou 24 mois à peu près. Ils sont intégrés à la meute et souvent, ils sont usés au bout de 6-7 ans et ils ne font. Sono usati fino a 7 anni, delle volte i migliori più resistenti fino a 8. Certo, perché poi perdono il passo. Perdono il passo, sì. Assolutamente. Ma i cani che entrano in muta sono già addestrati fuori dalla muta, certo. E poi entrano dentro, quindi entrano già addestrati, già disciplinati. Le dressage des chiens comincia a 2 mois. A 2 mesi. A 2 mesi.
portarli lungo le strade, nel bosco, per abituarli all'ubbidienza, alla gestione, a farsi gestire dal metro, dal proprietario dei cani, dalla persona, dal picker, dalla persona che li porta. Devono imparare la gestione, l'ubbidienza e la sottomissione. Bene, questo è importantissimo. La tecnica di dressaggio, no? Ok, c'è tutta questa abitudine, il cane giovane, eccetera. Poi si utilizzano strumenti, Valentina per dire citava la famosa frusta che si vede molto spesso quando vengono foraggiati i cani. Ecco. La frusta e la tromba non mancano mai, devono essere sempre presenti. Non si esce con i cani se non c'è la tromba e la frusta. Devono conoscere cos'è la tromba e cos'è la frusta. Poi tu mi dicevi prima, Giancarlo, c'è una tromba per comunicare tra l'equipaggio e un'altra tromba per i cani. Allora qui dietro, sì. Questa è la tromba dell'equipaggio. Sì. E questa è la Orléans. Che ve le faccio vedere anche qui. Eccole qua. Questa è la Orléans, le trombe, e questa e queste sono le trombe dell'equipaggio. Queste sono dei cani. Per i cani. Questa per l'equipaggio e questa per i cani. Ce qui est important de dire, c'est que l'équipage communique énormément avec la trompe de chasse. Communique avec la trompe. L'équipage communique solo con la trompe. Voilà, avec ce qu'on appelle. La trompe spiega tutto quello che succede nella caccia: se i cani hanno scovato, se stanno inseguendo, se sono in difficoltà, se hanno perso l'animale, se attraversano un bosco, se attraversano un fosso, un fiume, se attraversano una strada, se ci sono problemi, se tutto va bene, se tutto. Oh, ecco. Ogni suono di tromba ha un significato. Il significato, qui mi viene in mente, ecco, allora a questo punto abbiamo parlato di come si addestra il cane, come si addestra un picker, un partecipante, come... C'è una scuola per imparare a suonare la tromba o è questione di consuetudine? Prima deve imparare a pulire i cani nel... Per carità. Sì. Ora, io cito un grande comandante della Vénérie, Jacques Le Fournier d'Auville, che è entrato nell'equipaggio di re Luigi XV come paggio. Paggio voleva dire un ragazzo da fare i lavori più umili, no? Proprio il garzone. Lì ha imparato, lui aveva volontà, aveva qualità, è diventato valente dei cani, da valente dei cani è diventato picker, poi primo picker, e alla fine ha fatto 54 anni nella Vénérie e ha finito gli ultimi 20-25 anni come comandante della Vénérie Reale. Bellissimo. Voleva dire che lui re comandava lui. Caspita. Ma allora, non c'è quindi una scuola per imparare questa cosa, si impara dentro gli equipaggi, lavorando dentro gli equipaggi. C'è una scuola per insegnarti a suonare la tromba. Sì. Per insegnare la tromba c'è una scuola e ci sono tante scuole per insegnare a imparare la tromba. Mediamente ci vuole 2-3 anni imparare a suonare bene la tromba. Poi quello che impari nell'equipaggio per portare i cani e tutto il resto lo impari nell'equipaggio. Certo, ma quindi si può immaginare che chi fa parte di un equipaggio di fatto è un lavoro, è una professione a tutti gli effetti, Giancarlo. Allora, nei grandi equipaggi qualcuno lo fa di professione. Nei piccoli equipaggi sono tutti volontari. Diciamo. Amatori, certo. Sì. Assolutamente. Senti, ci sono dei periodi dell'anno particolari in cui si pratica questa caccia? Allora, questa caccia inizia a settembre e finisce al 31 di marzo. Sì, fanno una piccola fermata per il rispetto di alcune cacce, diciamo proprio la caccia vera e propria è più ottobre l'inizio, inizia anche a settembre su alcuni animali, però diciamo la caccia completa inizia a ottobre e termina il 31 di marzo. Una volta i re cacciavano 12 mesi all'anno, 3-4 volte alla settimana. È diffusa in tutta la Francia o ci sono delle zone
più vocate. Ci sono zone più vocate e meno vocate. Per esempio, le Alpi non sono vocate per la Sciascia Curva. Certo. Come non è vocata la macchia mediterranea che c'è sulle coste del sud della Francia, il centro della Francia, il sud-ovest, tutto il nord della Francia, fanno tutte le cacce a forzare, dappertutto. C'è dei posti di più, dei posti un po' di meno. Comunque, nella Santonge, nella Carante, nell'Île-de-France, nella zona di Lione, nella zona della dopo Limoges, tutte quelle zone lì, tutte zone vocate. Beaucoup d'équipages dans les Landes, dans les Landes, un milione di ettari è in Lande, perché c'è mamma mia. C'est le plus grand massif d'Europe. È il più grande massif d'Europa le Lande. Allora, le Lande partono dai Pirenei, da sotto dai confini con la Spagna quasi, e vanno fino dopo Bordeaux, vanno fino su là. Certo. Beh. Rispondo intanto in generale, sì. En général, c'est tout l'ouest de la France est extrêmement représenté avec les équipages. Oui. Tutto l'ovest della Francia è molto rappresentato dagli equipaggi. Ottimo. Oh, una domanda che avevo: ma se io oggi volessi partecipare a una gara, a una cacciata del genere, è possibile farlo da fuori? È possibile. Come si fa? Ci sono i siti web degli equipaggi? Si può prendere l'equipaggio di domani, vorrei venire a vedere la cacciata. Faccio anch'io così, Dai, meraviglioso. Sì, gli ospiti. Allora, la Grande Vénerie non è solo caccia, è spettacolo. È anche convivialità, certo. Tradizione, rispetto dell'animale, rispetto dell'ambiente, è altruismo, è grandi feste anche grandi feste. Certo. Quella è la Grande Vénerie. Ecco, la cacciata. C'è importante. Sì, c'è importante. C'est que justement en France la vénérie est attaquée et la chasse est attaquée de partout. Donc la vénérie notamment faut un point très spécial pour communiquer, donc pour faire venir un maximum de gens pour les voir. Et c'est très accessible. Il faut se rendre accessible perché è molto comunicativa. Nella Sciascia Curva è molto facile andare. Tu chiami qualsiasi equipaggio, non troverai mai nessuno che ti dice di no. Beh, questa cosa è meravigliosa. Anzi, sei ospite molto gradito. Caspita, è meravigliosa perché sembra di vedere queste manifestazioni, sembra che siano molto esclusive, molto riservate, e invece sono molto aperte, molto accoglienti. Sono molto aperte, molto altruisti. Questa è una bellissima cosa. Guarda, io sono rimasto la prima volta che sono andato, parecchi anni fa, Sono rimasto sbalordito perché io arrivo nel posto del ritrovo, tutti erano a cavallo, tutti erano pronti per partire, eccetera. Io sono arrivato lì insieme con un accompagnatore che mi ha poi accompagnato tutta la giornata e mi hanno salutato tutti levandosi il cappello e scendendo da cavallo. Caspita, meraviglioso. Ti dico una cosa che mi è rimasta impressa ed è sempre stato bello, bello veramente, guarda, bello veramente, è emozionante già solamente sentire una cosa del genere. Una risposta a Giuseppe che ipotizzava, ma siccome sono cani, sì, sicuramente sono cani specialisti, Giuseppe, ma è possibile ipotizzare anche un utilizzo di un tipo di caccia anche qua in Italia? Ipotesi, se suggerisce Giuseppe. Potrebbe essere portata una muta in Italia a fare un tipo di caccia del genere? Allora, gli rispondo con una cosa. L'anno scorso, l'année prochaine, on scende à l'Andrac. Tu le connais à l'Andrac, Lionel? Je connais de nom, bien sûr. Diciamo, è della famiglia dei Rothschild. È figlio di Monique Rothschild, un barone. E ha messo un radiocollare a un cane per sapere quanti chilometri faceva in una giornata di caccia. Ha fatto due cacciate a distanza di 4 giorni, una dall'altra, e ha messo il radiocollare sempre a quel cane. E quel cane un giorno ha fatto 54 chilometri e un giorno ne ha fatti 56. Non è che li ha fatti tutti dritti, Certo, certo. Però
questa è la dimostrazione, caccia al cervo, caccia al cervo. Allora, questa è la dimostrazione quanto spazio c'è bisogno per un equipaggio o per cacciare questi animali. Ecco, questo ci fa capire che mediamente quando si sciolgono i cani, sicuramente l'animale quando si stanca che viene accerchiato dai cani... Vuole minimo posizione almeno 5-6 mila ettari. Tanto per forza, servono chilometri e chilometri, quindi questo è... Di cinghiale, capriolo e cervo. Poi per la lepre, conigli, fagli vedere anche qualche foto della Petit Venerie, anche li abbiamo i cani. Eccola, sì, ce l'abbiamo, perché qua abbiamo una bellissima muta. Queste sono i passetti di Bretagna, questa è la Petit Venerie, vedi? Guardate che ci sono cavalli, ci sono persone a piedi, questo caccia il coniglio, questi sono bassette artesien normal, cacciano anche questi il coniglio, sempre i bassetti di Bretagna. Bellissimo. Ci sono i cavalli, ma sono quelli delle carrozze, non c'entrano niente con i cani. Sì, sì, esatto, questa è la Petit, e vi ricordo la Petit senza cavalli, si va a piedi, animali più piccoli. Caccia a piedi, con piccoli cani, caccia a piedi. Sì. Questo per dire il Fèvre de Bretagne, che è un cane che è poco diffuso da noi, ma io l'ho visto in azione perché ce l'ha un carissimo amico che sta qua a cavallo. Sono eccezionali, sono agguerriti, è una cosa impressionante. Io ne ho 15. Lo so, sono una cosa eccezionale, ma anche la voce è bellissima. Abbiamo qualche altro equipaggio da vedere, abbiamo ancora niente? Ti faccio vedere. Vi rifaccio vedere le foto queste perché sono emozionanti solamente da vedere, vanno assolutamente riviste. Questa è l'entrata. Guardate solamente questa. Al castello di Fontainebleau. Questa è spettacolare, incredibile, mamma mia. Questo dipinto antico, bellissimo anche questo. Questo sono Orléans, mi pare questo. Questa è una caccia di Orléans, questo è Bouzeron, un equipaggio che caccia il cervo, anche questo. Anche questo è il cinghiale. Ci sei tu che fai la foto, è eccezionale. E poi insomma di queste foto se ne trovano tante. Bellissimo questo passaggio, questo salto della strada, dei cani, nel fossato. Questa è bellissima, questa immagine è veramente, veramente eccezionale. Guarda, anche questo è bellissimo, anche questo dipinto è molto bello. E dicevamo che la Chasse-à-Cour e la Grande Venerie hanno ispirato pittori, scultori di ogni genere, hanno fatto delle opere d'arte che sono visibili, nei castelli, a Fontainebleau, a Chambord, a Senlis, dove c'è il museo. Ritornando su questo discorso del poter partecipare a una caccia del genere, se io oggi volessi farlo, qualcuno dei nostri ascoltatori volesse farlo, dove trovo i riferimenti? Dove si trovano i riferimenti per poter telefonare, chiamare, scrivere una mail? Allora, tu puoi me ripetere, Giancarlo, j'ai pas compris. Allora, gli ha domandé pour aller à la chasse, pour avoir des Italiens pour arriver pour avoir des chasses à cure. S'il y a des numéros de téléphone ou des possibilités de téléphoner, si. Alors, è possibile avere tutti i telefoni che vuoi. Je peux te mettre en relation avec les responsables, mais par exemple, j'ai une information là d'un des adhérents qui m'a appelé, je le remercie d'ailleurs. Par exemple, dans le Tarn, dans le département 81, vers Albi, tous les ans, il y a une semaine complète de démonstration d'équipage sur tout gibier. Ad Albi et sopra Tolosa. Tutte le settimane ci sono dimostrazioni di Chasse-à-Cour con gli equipaggi. Una semaine par an, tout le monde peut venir participer. Una settimana per anno, fanno tutta la settimana e fanno le diverse cacce con tutte le persone invitate, tutti quelli che vogliono andare. Però io ho riscontri telefonici. Peut-être que l'ideale. On pourrait demander à Paul Chauvin, qui est président du club du Chien d'Or, de peut-être nous aider. J'avais moi beaucoup de téléphones pour appeler l'équipage. Ma perdonami, Carlo, ma il club, adesso ti butto là un'iniziativa, magari così in diretta ci mettiamo nei guai perché poi dopo tutti vogliono farla. Ma il club non potrebbe organizzare un viaggio, scusami, la butto così. Per andare veramente organizzare una cosa con il club francese e portare le persone a vedere questo evento, perché secondo me è formativo, è enorme. Le club italiane, il y a beaucoup de manifestations tous les semaines
dalle mois plus importanti, janvier, février, mars. Ad aprile la chasse à cure ne termine. Allora, noi abbiamo molte manifestazioni tutte le settimane, sì, che non è possibile. Io trovo i momenti per andare, je trouve le moments pour aller à voir le chasse à cure dalle lundi, le mardi, le mercredi e le giovedì. Perché gli equipaggi non cacciano solo di sabato e di domenica, ma cacciano anche di martedì. Ah, di bellissimo. Di allora io trovo quegli inframezzo di settimana dove faccio una volata in Francia, sto là due o tre giorni, magari martedì, mercoledì, giovedì, mi vado a vedere due cacciate, una magari al Cervo, una al Capriolo, con due equipaggi diversi, nelle zone più o meno nella stessa zona, e faccio così, perché i sabati e le domeniche noi siamo impegnati con tutte le manifestazioni che coprono tutti gli weekend dei mesi più importanti della chasse à cure. Perché voi divertirti tanto nella chasse à cure, i mesi più belli sono febbraio e marzo, quando i cani sono in forma splendida. Le mois meilleurs pour la chasse à cure, febbraio e marzo, perché le chien in marcia più vite, in marcia bien, sono ben preparati per la chasse. Souvent, ouais. Souvent le mois de janvier, février, les chiens sont au point. Et en effet, les équipages sortent généralement deux à trois fois par semaine. Ce n'est pas spécialement le week-end, ça peut être en semaine. Il n'y a pas d'équipage qui cacciano deux fois ou trois par semaine. Magari c'è il martedì che caccia un equipaggio di quella zona lì, il Capriolo. Poi il giorno dopo, magari c'è un equipaggio che caccia nello stesso posto, il Cinghiale. Poi il giovedì, magari sempre allo stesso posto, c'è l'equipaggio che caccia il Cervo. Mamma mia, che meraviglia! Beh, però non tutti vengono a fare il campionato sociale. E io magari ci sono, ma magari organizziamo mentre si sta il campionato sociale. No, si parte di lunedì. Non sarebbe male. Martedì e mercoledì fai due cacciate, due animali diversi, e giovedì vieni a casa. Anche qua sui messaggi, ragazzi, visto che siamo in tanti e c'è tanta gente interessata, anche qua sui messaggi esprimete già da adesso l'interesse per questa cosa, perché poi mettiamo al lavoro Giancarlo, glielo facciamo organizzare. No, tanto... non è un problema. Quest'inverno io sono stato a caccia avec l'equipaggio di Blanc et Noir de Nivernais, Picavan Nivernais caccia a forzare il Cervo. Non abita nella Nievra, non è lontanissimo. Da casa mia saranno 600 chilometri, uno più uno meno. E che, considerando che tu abiti in Piemonte, immagina uno che sta nel Lazio, sì, come me, o in Campania, o in Basilicata. Tu devi calcolare una cosa. Tu mi vieni a trovare me, perché vieni a trovarmi. Poi facciamo 600 chilometri per andare a vedere l'equipaggio. Niente, ma io a trovare te ci vengo sicuramente, perché te l'ho promesso e verrò su anche molto molto presto. Insomma, sono d'accordo, più che altro con Ivan ho preso accordi sulla cena, quindi non posso assolutamente rinunciare, però sicuramente vorrei vedere. Pane e formaggio, Ce qui serait intéressant peut-être pour les gens, là, je vois qu'on pose des questions. C'est à la fois, en effet, la chasse est importante, mais l'équipage, les chiens, l'origine des chiens est exceptionnelle. Ça remonte aux chiens blancs du roi, ça remonte les poitevins, les foxhounds, notamment ces chiens anglais, les anglo-français. Beaucoup de chouches gascons sont en joie. Dans l'équipage. Et oui. Et surtout, dans tous les équipages. Ce qui est important, c'est aussi de discuter avec les gens. Il y a énormément de chiots qui sont produits chaque année. Il n'y a pas de chiens souvent qui sont au pédigré, mais il y a un livre de chenil qui est 100 fois plus important qu'un pédigré. Alors, la grande vénerie non a molti pédigré di cani, ma ha un libro di selezione di cani, dove c'è la storia di 100 anni, 200 anni di selezione di quell'equipaggio. La loro provenienza, i figli, i nipoti, i pronipoti, tutto c'è su. Hanno dei libri che sono la storia della venerie, dell'equipaggio e la storia anche di Francia. C'est extraordinaire. L'origine des chiens, le suivi des lignées,
le travail fait par les par les tutto il lavoro e l'origine dei cani di tanti anni fa e tutti i perché di una certa selezione che hanno fatto. Ah, pazzesco, pazzesco. J'ai vu des pedigree, Lionel, écrit à main. Ho visto dei pedigree scritti a mano che ha 150 anni, 200 anni, 200 anni, che ha scritto il nome del chien, la data che gli è né, le père, la mère, le grand-père, le grand-grand-père. Padre, madre, nonno, nonna. Sì, e le couleurs del chien, la taglia e l'animo che la preferisce a sé l'animale, le chien. Che animale gli ha preferito a sé e anche l'animale che il cane preferiva cacciare. Bellissimo, bellissimo. Caspita. C'est tutta una storia. C'est un pan de l'histoire de France. È la storia quella. Ah, qui, infatti, guarda, Graziano ci dice: questa puntata a mio avviso dovrebbe essere portata nelle scuole perché storia e cultura, in effetti, è veramente bella, bella. Ma Francesco mi chiede anche. Si usano solamente gli anglo o anche altre razze di cani per la allora, vedere? Chien d'ordre sono Potwen, Grand Anglo Français, Blanc et Noir, Blanc et Orange, Tricolore, Français, Blanc et Noir, Blanc et Orange, Tricolore, Billy, Foxhound. E Foxhound. Foxhound, oui. Quindi sono diverse razze, assolutamente, c'è anche sono scelta. Francesi, escluso il Foxhound, che ormai è abbastanza francese anche quello ormai, tanti anni che è in Francia. E il petit anglo, così. E all'interno di questi cani è stato messo anche l'anglo francese de Petit Vénéry. L'anglo francese de Petit Vénéry, che compose enormemente di meute, notamente in lièvre. E che ci sono tante mute a forzare la lepre, le lievre e le chevreuil anche. Sì. E poi le chevreuil, che ci sono parecchie punte che cacciano a forzare la lepre e anche il capriolo. Quando il y a des chiens avec une expression extraordinaire, si on prend des chiens poitevins ou des chiens billy, c'est extraordinaire de voir ces chiens-là, la construction, la distinction de ces chiens. Hanno delle costruzioni straordinarie, una distinzione meravigliosa. Assolutamente. Allora, io mentre ci accingiamo ad andare quasi in chiusura, vi faccio vedere questa immagine meravigliosa. Allora, questa immagine meravigliosa non sono le zone di caccia della Chasse à Cour, ma sono zone ricchissime di lepre e di cinghiali. Questo è esattamente Sassotetto, che sta a Sarnano. Queste sono le bellissime immagini che mi ha mandato Paola oggi pomeriggio. Guardate che favola, che figata bestiale. Bellissimo posto in questo posto, in alta montagna, bellissimo, meraviglioso. Quindi potete immaginare lo scenario. Ci sarà la casa, non fa un'esposizione del club. Esatto, ci sarà l'esposizione del club il 5, no? Il 5 di luglio, giusto? 5 luglio, 5 juillet. È magnifico. È favoloso, favoloso, eccezionale. Quindi per tutti quelli che ci ascoltano, Nasta, nous font des brevets a Lièvre e a Sanglier dalle mois de février e mars. Ah oui, c'est presque aussi beau qu'en France. No, la Francia gli ha beaucoup del territoire. Ascoltate, c'è un'altra, aspettate perché c'è un'altra domanda di Valentina, no? sull'alimentazione dei cani. Vengono nutriti solamente a carne cruda o mangiano anche altro? No, vengono nutriti a carne cruda, ma usano anche mangimi o anche fioccati, usano diversi fioccati soprattutto. Farine di orzo, di grano turco, eccetera. A questo pro vi volevo già anticipare che siccome il cane è un atleta e va trattato come un atleta e la parte nutrizionale degli atleti, come sapete benissimo, vale il 60, se non addirittura il 70% delle prestazioni, oltre poi l'allenamento, come succede per chi va a correre, per chi fa altri sport, ho trovato Giorgio, che è un carissimo amico, che mi ha dato disponibilità e faremo una puntata proprio sull'alimentazione del cane. Quindi la ripartizione carboidrati, proteine, grassi, come viene alimentato, come assorbe, quante calorie consuma un cane durante una prova. Quindi quella sarà una puntata molto interessante, ragazzi. La Chasse à Cour inizia mai prima delle 10 del mattino, mai. Uh-huh. Anche per rispettare le cacce degli altri, no? Gli altri tipi di caccia, la lepre, ai colombaci, i cani da ferma, quello che è.
I cani che cacciano nella stessa curva, prima di andare a caccia, gli danno da mangiare. Ah, ecco, mangiano prima. Se vanno a caccia alle 10, alle 7 del mattino, 6 e mezza, 7, c'è qualcuno che gli dà da mangiare i cani. Caspita. Non gli danno un'alimentazione eccessiva, gli danno un po' di alimentazione, tanto poi l'animale, se prendono l'animale, lo mangiano loro. Ma comunque, loro una piccola dieta non esagerata al mattino. Quindi il tema del cane a digiuno che caccia meglio, eccetera, in realtà non sta in piedi. No? Aspetta Giancarlo che ti abbiamo perso. Vediamo se ci ritorna Giancarlo. Niente. Giancarlo è andato. Né più. Però allora dai. Tanto siamo arrivati in chiusura, se torna siamo tutti contenti, ma se non torna, questo fermo immagine, tra l'altro è un fermo immagine anche molto bello, perché rende atto, insomma, a una postura anche molto fiera e molto nobile di Giancarlo, cioè proprio l'espressione della Rejoie in questo caso, l'espressione della Rejoie, Lionel, nella foto. Bene, allora, io vado in chiusura, tanto Giancarlo vedo che non ritorna, ma non c'è problema perché abbiamo detto e fatto veramente tantissimo oggi, la parte credo sulla Gran Veneria è stata forse una delle puntate più emozionanti che abbiamo fatto negli ultimi tempi. Ecco, Giancarlo è andato, io lo saluto anche se a distanza, ti abbraccio fortissimo Giancarlo, grazie mille, ci rivediamo tra 2 settimane. Lionel, merci beaucoup, e la prochaine semaine, nous fait le segugio maremmano, ma la semaine dopo, nous fêmes autre chose ensemble. Okay. Merci beaucoup. Grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie Lionel, grazie a Giancarlo, grazie al Mare in Mano e a Giancarlo Pianura che ci seguono sempre tantissimo. Mi raccomando, 5 luglio tutti a Sarnano, Sassotetto. Ricordatevi che Antonio Cardinali ha promesso a tutti che porta il vino per tutti quanti, quindi ormai non si può tirare più indietro, mi raccomando. Ciao Antonio, ciao Paola, preparate veramente un bello scenario. Arriveremo tutti in massa su quel bellissimo promontorio, insomma, che guarda la valle di sotto, sarà veramente uno scenario incredibile, forse una delle zone più belle per fare un raduno del genere. Saluto tutti quanti, grazie, siete stati tantissimi anche oggi. Vi ricordo, prossima settimana, tutto confermato, Sestilio Tonini, Marcello Petrilli, andiamo a vedere la storia del grande Segugio Maremmano, da dove è nato, come si è evoluto, come siamo arrivati a questo standard e soprattutto come deve lavorare questo grandissimo cane da cinghiale. Grazie a tutti ragazzi, buon fine domenica a tutti e buona settimana. Lionel, ciao, grazie. Ciao. E allora grazie. A questo punto io farò squillare le trombe e oggi quando squilleranno queste trombe forse le ascolteremo tutti con un po' di consapevolezza in più. E allora, trombe!